realtà, considerandomi un civil servant, come direbbero gli inglesi, di questo ringrazio il sindaco Latino, che mi ha dato tale opportunità e che in verità mi ha più volte difeso. Sembra proprio di capire che non lo abbia fatto questa volta o non lo abbia potuto fare in questa ultima occasione. A lui faccio i migliori auguri per il proseguo di questa esperienza amministrativa e li faccio ai due nuovi assessori che conosco e stimo, Federico Cini e Maurizio Cercolelli. Allo stesso modo ringrazio tutti i colleghi assessori con cui ho avuto a che fare, ma soprattutto ringrazio con una lacrimuccia i miei collaboratori dell'assessorato alla cultura e turismo e quelli dell'ufficio Ari di Pregio, l'ufficio che si occupa della cascata per intenderci. Con i dipendenti di questi uffici ho subito creato una sorta di team e credo un certo afflato che ci ha permesso di realizzare e programmare un numero significativo di cose, di iniziative, di progetti, di affrontare sfide, problemi e scommesse affatto semplici. Grazie anche all'assessore regionale Paola Gabiti, con la quale ho strettamente ed efficacemente collaborato. Ovviamente un grazie particolare alla mia famiglia per questi 3 anni come minimo disordinati. Sono stati 3 anni difficilissimi, onerosi per una serie di motivi e circostanze, dal dissesto al Covid, ma non solo. 3 anni in cui non mi sono risparmiato, tutti i giorni, domeniche comprese, in cui ho voluto essere presente su ogni questione, dalla più infinitesimale alla più importante e complessa, con determinazione. In questo tempo il mio ufficio è stato un porto di mare, prima del Covid evidentemente. Non mi sono mai negato a qualsiasi ora del giorno con nessuno. Ho avviato tavoli, gruppi di lavoro, ho riunito persone anche assai diverse tra loro. Ho cercato di aiutare tutti quelli che ho potuto, di trovare soluzioni e mediazioni, ho cercato di inventare. Certo, avrò anche sbagliato qualcosa, anzi ho sbagliato. Avrò deluso qualcuno, ma non ho mai voluto per forza piacere a tutti, neanche in queste ore. Sono stato talvolta anche ruvido, però franco e intellettualmente onesto. Credo che, come nella vita, anche in politica e nell'esercizio di pubblico amministratore, si debba pur dire qualche no, assumersi scelta e responsabilità, e io l'ho fatto. Ha tentato anche di essere un lavoro sui cuori, sulla consapevolezza e sulla mentalità della gente, dei Bernani, con un confronto continuo, assumendo anche qualche posizione impopolare. Cito una tra le tante, ma la più: il biglietto a pagamento per i residenti a cazzo, che però poi è stato compreso e ha fruttato risultati, ma è soltanto uno dei tanti esempi importanti. Quello che più mi ha fatto piacere è che qualche primo risultato si cominciava a vedere, a creare una rete, magari ancora caotica e insufficiente, di entusiasmo e rinnovata fiducia, nonostante le molte difficoltà. Questo processo è stato interrotto, consentitemi, brutalmente. Devo anche dire che, specie negli ultimi tempi, magari mi sono sbagliato, ma non credo, ho avvertito una certa solitudine, soprattutto internamente al palazzo, mi riferisco ovviamente alla politica, non alla struttura tecnica. Escludo almeno in tel caso che sia stata colpa di quelli di prima, che pure ne hanno diverse e pesanti. Resta pure a morire una certa attitudine a considerare ancora la cultura in un ruolo ancillare e marginale, anziché come un volano di sviluppo, di economia e di promozione. Stessa cosa dicasi, al di là delle petizioni di principio, per quanto riguarda una vera coscienza dell'essere un distretto turistico, come siamo. Ho voluto sin dall'inizio un assessorato unico che comprendesse cultura e turismo insieme, credo anche questo per la prima volta nella storia della città, ma anche alcune deleghe apparentemente minori come marketing territoriale e creatività, non per un capriccio o per un pezzo. Ho infatti concepito da subito cultura e turismo come due facce inscindibili della stessa medaglia, quella di un possibile nuovo sviluppo di Terni che non escludesse il passato, ma che potesse segnare un primo superamento delle mitologie, delle mistiche, delle abitudini e delle mononarrazioni esclusive che alla lunga hanno pesato sulla città, rendendola colpevolmente e intimamente subalterna, divisiva, chiusa, poco incline al nuovo e all'unità di intenti. Ho cercato di parlare di Terni come una città turistica e dalla storia antica, tentando di innervare qualche novità anche le politiche culturali. Su questo binomio e in questa visione mi sono costantemente mosso con obiettivi e strategie precise.
credo che possiate capire che tutto ciò non sia stato facile. Forse troppo vasto programma, come avrebbe detto De Gaulle, ma ci ho creduto e ci ho provato con tutto me stesso. Non so se altri vi abbiano creduto altrettanto. Credo di lasciare a chi verrà dopo di me una eredità non trascurabile di progetti, iniziative, programmi portati avanti ostinatamente tra mille ostacoli e il più delle volte senza un soldo. Spero che almeno una parte di ciò sia portato a termine. Il totale sprindellamento di quello che era il mio organico pacchetto di deleghe sinceramente mi fa temere il peggio. Spero di sbagliarmi. Potrei fare un elenco cospicuo di quanto fatto o impostato e che del resto non ho mai mancato di comunicare. Può essere stato bello o brutto, può essere piaciuto o meno, qualcosa è riuscito meglio, qualcosa peggio, ma intanto è stato fatto. E certamente non ho scaldato la carrega, tantomeno per nessuno stipendio stellare o ho aumentato al massimo, come invece spesso si è scritto e detto erroneamente. Grazie all'impegno e alla disponibilità del patrimonio museale, non la proprietà, la disponibilità del patrimonio museale del Comune mi ha aumentato di circa 4 milioni di euro in 2 anni. La scultura di Costardi, il telamone, senza il sottoscritto non sarebbe mai entrato a termine. Il quadro ritrovato di Metelli, da me personalmente riportato al Museo Ternano dalla Liguria. Sono andato a prenderlo personalmente e l'ho portato al De Felice sotto braccio. Per non parlare delle infrastrutturazioni turistiche della città, i pannelli tecnologici fatti insieme all'Aios e alla Fondazione Carit, le nuove guide e mappe, eccetera, eccetera. Lascio dei progetti e dei programmi da terminare, lascio anche un ruzzolo strenuamente ottenuto e difeso con una serie di interventi già previsti, ma non da base di studio. Spero non ne venga fatto strane. Alcune questioni infine pongo come prioritarie dal mio punto di vista e che affido all'amministrazione lasciandole sul tavolo. Il proseguio di un Gaffney Commission per la cui ricostituzione mi sono tanto battuto affinché Terni conservi e consolidi un suo ruolo importante all'interno di essa. La chiusura positiva di un'importantissima interlocuzione con un colosso del settore a cui ho lavorato serratamente per 2 anni. Per il salvataggio e il rilancio degli studi sul Bavigno e del centro multimediale. La conferma di un braccezza a Terni che credo sia cosa fatta entro l'estate, ultimo ma non ultimo, c'è da condurre in porto dopo qualche anno di interruzione il concorso pianistico internazionale Casa Grande che ho fatto in modo insieme agli organizzatori di programmare per il 2022. Sono convinto che il sindaco e la giunta sapranno chiudere il cerchio al meglio su queste partite fondamentali per Terni. Vado a concludere. Il mio piccolo e con tutti i miei limiti ho cercato di portare avanti un inizio di quella che a volte, alcune volte, ho chiamato e definito una rivoluzione gentile. Ho cercato di far convivere cose e dimensioni diverse, ho tentato di seminare in lungo e largo, mi sono sforzato di tracciare nuovi percorsi secondo l'idea di un assessorato non assistenziale, non passivo, ma proattivo, fuori dalle logiche partitiche, settarie, UDI. Tentazioni di Mikul Pop al contrario. Certamente in queste ore non è una forte amarezza, sono comunque contento di questa esperienza, ringrazio ancora il sindaco, ripeto faticosissima ma importante. Penso che questa città, fin troppo ripiegata e incattivita, ma dalle grandi potenzialità, abbia bisogno di una nuova convivenza, comprensione, progettualità, coraggio e di rompere alcuni steccati e retaggi. E di scoprirsi bella e possibile, specie in settori finora impensati. Auguro a questa amministrazione e al sindaco Latini, a quale mi lega una vecchia amicizia e al quale sono stato sempre leale, pur, devo dirlo, nella diversità dei caratteri e delle storie personali e senza lesinarci vicendevolmente anche qualche divergenza, di poter incarnare almeno in parte tutto questo, quella rivoluzione gentile che avevo in mente nel luglio del 2018 insediato e che attraverso le mie deleghe ho in qualche modo tentato di impostare e perseguire in questi anni. Io ho fatto tutto quello che ho potuto nelle condizioni date. Si poteva fare meglio? Certo, probabilmente, sempre si può fare meglio, ma ho anche imparato che spesso il meglio è nemico del bene.